Iniziativa che abbiamo portato avanti insieme con il Municipio 5. Un anno e mezzo fa abbiamo progettato questi lavori che hanno permesso di riaprire questi uffici anagrafici, quindi questi servizi di prossimità al cittadino, molto importanti in una delegazione come Bolzaneto. Ringrazio tutta l'area tecnica. È stato un investimento di oltre 620.000 euro che ha comportato la messa a norma dell'intero edificio, il rifacimento di intere opere edili. E quindi è bello poter dare servizi anche in edifici storici, complessi, perché sono edifici certamente non facili quando si deve intervenire per metterli, per adeguarli alle normative vigenti, ma abbiamo ottenuto questo importante risultato, quindi una bella giornata per Bolzaneto e per la Valpolcera. Un grande risultato ottenuto dall'amministrazione, grande entusiasmo da parte dei cittadini, siamo contenti, abbiamo fatto un grande lavoro non solo per riaprire l'ufficio stesso, ma per, naturalmente per garantire il personale. Quindi posso dire che come assessore ai servizi civici, assessore al personale, è stato raggiunto questo importante obiettivo, soprattutto verso la cittadinanza e verso il quartiere. Vengo a ripercorrere quello che è stato tutto il percorso che ha portato ad oggi a questa riapertura, un percorso che è iniziato nello scorso ciclo amministrativo con diversi atti depositati, discussi, dove c'è stato un grande confronto a livello municipale. Poi da livello municipale il confronto è passato con il Comune, ma ci tengo a sottolineare la grande azione, lo spirito del quartiere di Bolzaneto con tutto il tessuto associativo e i cittadini che si sono in modo spontaneo fatti promotori attraverso una raccolta firme per arrivare a questo storico risultato. E questo con un lavoro col Comune, il Municipio, insomma davvero anche un lavoro da parte di tutte le forze politiche, ecco, una conquista importante, si riapre per ora solo due giorni a settimana, due mattine a settimana in attesa insomma di questo momento estivo, però ecco gli uffici partiranno e già da domani insomma si inizia alla grande per questi uffici demografici che erano tante richieste a Bolzaneto.